Non si ferma il mercato dell'abruzzese in vista della prossima stagione. In Serie C sfuma Nicolò Evangelisti al Pescara, il difensore classe 2003 ex Pineto, infatti un nuovo giocatore dell'Albino Leffe. Attivo anche il Pineto che sta valutando Tasselli per l'esterno. Piacciono infatti il 2004 italo-argentino Gianfranco Giulio Dori nell'ultima stagione all'Aquila e il terzino sinistro Enrico Giannini del Napoli. In Serie D oggi è il giorno della firma per Touré, che si legherà al Teramo anche per la prossima stagione, mentre sembra sempre più distante da Chieti Cosimo Forgione, con il centrocampista 32enne cercato dai vicini dell'Avezzano e dalla Pistoiese. Tante le novità in eccellenza, giornata di conferme in casa Pontevomano con Porrini e Pizzangrilli che vestiranno ancora giallo-nero, mentre c'è aria di rivoluzione a Giulianova dopo l'ennesima delusione playoff, con i giallorossi che si separano dal tecnico Angelo Pagliaccetti. In entrata piace il gioiello classe 2005 Daniele Priori, nella scorsa stagione a Casalbordino ma di proprietà del Bagicalupo Vasto Marina. Proprio i vastesi sono protagonisti del mercato in promozione, piazzando il colpo ai Darevic dal Casalbordino. Novità sul fronte societario per la Sant'Egidiese, che potrebbe rivedere la luce con una cordata di imprenditori locali pronta a rilevare il club vibratiano per salvarlo dal buio del fallimento. Tornando al mercato, sono ben quattro le riconferme per il guardiavomano. Si tratta dell'estremo difensore Spinelli, difensori Cicchetti e Picone, il centrocampista Spaiu. Resta a penne il capitano Reale, alla terza stagione in biancorosso, mentre la Fucense batte un colpo di prestigio sull'esterno con l'acquisto dell'ex celano Luca Mozetti. Sta costruendo una squadra da vertice il Pianella, che chiude un altro colpo in attacco con l'arrivo di Andrea Palombizio, vincitore dell'ultimo campionato di promozione con il Miglianico Lanciano.